Gentili amici di Riviera 24, a tutti ben ritrovati, buonasera. Proprio non c'è niente da fare, qualsiasi perturbazione nasce bene in Atlantico, comincia a sfogarsi fra Gibilterra e le Baleari, poi come si avvicina al Golfo Ligure, all'Italia, un po' al nord Italia soprattutto, si dissolve come neve al sole. C'è questa strenua resistenza anticiclonica, questo baluardo che proprio scoraggia qualsiasi tentativo di perturbazioni, di portarci un po' di pioggia, che sarebbe veramente una necessità adesso, vista la siccità e l'aridità che stiamo vivendo. Anche questo peggioramento che doveva arrivare in questa seconda metà della settimana, da giovedì a domenica, è sfumato, o perlomeno arriveranno veramente delle briciole. Vediamolo attraverso questa cartina. È una cartina nella notte, alle ore 2 di notte, fra sabato e domenica, quindi non la prossima notte, quella dopo. C'è una perturbazione, la vedete, però come sono in Atlantico le vedete belle, tutte giovani ancora, fronte caldo, fronte freddo, fronte occluso, come si avvicinano alle nostre zone, perdono forza. Diventano una parte fredda, una parte calda, una fredda, una calda, e quindi quando diventano così spezzatate vuol dire che sono alla fine, si stanno dissolvendo. E anche questa sarà come tutte le altre. Aspettiamoci delle prossime ore, soprattutto domani pomeriggio, domani sera e domenica mattina, un temporaneo aumento della nuvolosità e stop. Se ci sarà qualche pioggia sulla Liguria, sarà solo sulla riviera di Levante. Non sul ponente qua, almeno che non cada quattro gocce, ma queste non fanno testo. Cesserà questo vento di levante, domani il vento comincerà a prendere una componente da ponente, ponente libeccio tra ovest e sud-ovest, moderato domani, però rinforzerà domenica fino a vento forte, forza 7, 25-30 nodi, e al largo anche 35-40 nodi, burrasca, quindi il mare è tra poco mosso, è mosso adesso, diventerà mosso domani. Domenica tra molto mosso e agitato dalla costa verso il largo, però le temperature resteranno quelle che sono. Io vedo già per domenica in giornata qua bellissime schiarite, sereno o poco nuvoloso. Lunedì, martedì e mercoledì ricominceremo un'avventura con questo anticiclone che vedete in pieno Atlantico. Tutto si sposterà verso le nostre zone e quindi riprenderà il bel tempo siccitoso. È tutto. Buon weekend, arrivederci.